Il comune di Gardone Riviera ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento della bandiera blu, un riconoscimento conferito dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale. Tra l'altro, il comune di Gardone è l'unico comune della regione Lombardia ad aver ottenuto questo importante riconoscimento. Siamo con Stefano Ambrosini, consigliere comunale con delega all'innovazione tecnologica e all'ambiente. Quali sono i requisiti che deve avere un comune per ottenere la bandiera blu? I requisiti che richiede la FE per ottenere la certificazione ambientale a bandiera blu sono principalmente la garanzia della qualità delle acque, che devono essere rapportate dall'analisi ASL bisettimanali, l'educazione ambientale, che deve avere un minimo di 12 iniziative ambientali, anche queste rapportate, e anche i dati relativi alla depurazione delle acque, che devono essere fornite con regolarità dall'ente gestore. E quali sono le politiche messe in campo dall'amministrazione comunale per mantenere sempre elevati questi standard al punto da ottenere per il terzo anno consecutivo la bandiera blu? Diciamo che le politiche ambientali sono derivate da un'analisi su base quinquennale su un progetto di educazione ambientale che è partito nel 2010 dalle scuole elementari di Gardone, adesso si è diffuso dai grandi dell'asilo fino alle superiori e che ha permesso di raggiungere un'elevata educazione dei bambini e delle famiglie. In secondo luogo, le iniziative che sono state prese sono state quelle di introdurre il servizio di raccolta rifiuti porta a porta integrale su un sistema sperimentale su base nazionale che prevederà in breve tempo anche l'introduzione del compostaggio collettivo, pratica presente in Svezia e nei paesi nordici, che adesso verrà riprodotta anche in ambito gardesano. Bene, grazie.